Ciao ragazzi, come vedete ho lasciato lo studio, si scende in campo per provare la prima scarpa da padel del mondo 2021, Wave Exit SL2. Scarpa che fa della tecnologia Wave, come dice anche il nome, il suo punto di forza. Tecnologia che a sua volta ha fatto di Mizuno una dei leader del mondo running e tennis. Ora cominciamo con la video recensione tecnica, tutta l'analisi tecnica della Wave Exit SL2 e poi un piccolo commento finale. Buon padel e buon video! Eccoci tornati in campo, ragazzi. Allora, facciamo un piccolo riassunto. Spero vi sia piaciuta la video recensione. Quali sono i fattori principali che rendono la Wave Exit SL2 quasi unica? In primis, sicuramente, il rapporto peso-protezione. Una scarpa di soli 380 grammi che riesce a proteggere bene il piede nei momenti di avanzamento, nei movimenti laterali, anche giocatori dal peso relativamente elevato, 89, 90, 95 kg. Io sono 89 kg per l'esattezza. Cosa non comune, perché solitamente le scarpe molto veloci tendono ad avere poca protezione. Secondo fattore, sistema Wave, tecnologia che ha reso Mizuno una dei leader storici nel mondo tennis e soprattutto running. È un sistema ammortizzante che dà una protezione agli shock di impatti elevatissima, non solo a livello tallonare. E adesso vedete una piccola clip, un piccolo video dove spiega benissimo cos'è la tecnologia Wave. Thank you.
terzo ed ultimo fattore, ma non meno importante degli altri, il feeling. Una scarpa comodissima fin da subito. Sembrerà per tutti di utilizzare Mizuno già da tantissimo tempo, anche se è la prima calzata, la prima volta che viene utilizzata. E io ci aggiungerei anche un piccolo fattore, il quarto, il rapporto qualità-prezzo. Una top di gamma a soli 110 euro non è davvero da tutti. Ora ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon padel e spero che vi sia piaciuta tantissimo questa video recensione. A presto!